Eboli, due incidenti sul lavoro, gravissimo un 62enne. Ragazza suicida per video hard, due indagati sono battipagliesi. Valigia sospetta a Battipaglia, evacuato uno stabile. Domande per il SI a Battipaglia, chiarimenti degli uffici comunali. Sviluppo e turismo a Battipaglia, intesa per i bandi di accesso al fondo rotativo. Litoranea a Battipaglia, arriva puliamo il mondo. Eboli, carabinieri in comune. Furti a Ponte Cagnano Faiano, appello al prefetto. Partite casalinghe battipagliese, siglato accordo con Sud TV. Ebolitana, match fuori casa. L'incidente sul lavoro qui ad Eboli in via Cupe, indagini in corso da parte dei carabinieri, quest'uomo in prognosi riservata sarebbe caduto da un'impalcatura. E in prognosi riservata in fin di vita al Maria Santissima Addolorata di Eboli un 62enne. Il fatto di cronaca nel pomeriggio intorno alle 16. Il manovale è stato vittima dell'ennesimo incidente sul lavoro in via Cupe. Attualmente è ricoverato in gravissime condizioni. Le prime cure del caso sono state svolte dal pronto soccorso coordinato dal primario Francesco Cembalo. Altro incidente ai danni di un 39enne di Colliano. L'uomo questa mattina, poco prima delle 11, si trovava nel cantiere di via Dinolfi, quello dove sono in corso i lavori per la realizzazione dei garage attesi da tempo dalla cittadinanza. Sul posto l'ambulanza del 118 che ha soccorso l'uomo e l'ha condotto al Maria Santissima Addolorata di Eboli, dove i sanitari hanno ricucito la ferita alla testa, svolto un attacco e riservato la prognosi. Attualmente il decente è ricoverato nel reparto di chirurgia, la prognosi resta sempre riservata. Indagano i carabinieri della locale stazione di Eboli, diretta dal comandante Luca Geminale, che hanno posto sotto sequestro il cantiere e poi si sono diretti in ospedale per fare luce sulla dinamica dell'incidente. Due dei quattro indagati per diffamazione nei confronti di Tiziana, la 31enne della provincia di Napoli, suicida dopo che le immagini in cui aveva rapporti sessuali hanno fatto il giro del web, sono di Battipaglia, come riporta la città. È la notizia che arriva in queste ore. Si tratta di poco più che trentenni. Per la diffusione di quel filmato hard, le persone indagate sono gli amici a cui un anno fa la donna mandò via WhatsApp le immagini e che, senza il suo consenso, le diffusero ad altri in rete, con una circolazione virale e milioni di click. I quattro furono iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli nel maggio del 2015, quando Tiziana presentò la querela per la diffusione in rete delle clip. La 31enne fu poi interrogata dai PM a ottobre. In seguito la procura aprì un fascicolo anche per l'ipotesi di reato di violazione della privacy. Il procedimento prosegue parallelamente a quello aperto dopo la morte della procura di Napoli Nord, che indaga per una presunta istigazione al suicidio. Attimi di panico e paura stamattina a Battipaglia. Poco prima di mezzogiorno è scattato l'allarme nell'androne di un palazzo in via Istria alle spalle di via Italia per una valigia sospetta. La polizia è accorsa sul posto per i primi accertamenti. Gli inquirenti hanno appurato che si trattava di una valigia che per fortuna non conteneva nulla di pericoloso. In via precauzionale è stato subito evacuato lo stabile dove risiedevano una decina di famiglie. Sono stati alcuni residenti a notare la valigia e a chiamare immediatamente le forze dell'ordine. A seguito delle numerose domande presentate per il SIA, le responsabili dei servizi sociali professionali di ambito, le dottoresse Giuseppina Biscotti, Eleonora Sforzo e Silvana Califano, intendono porre all'attenzione della cittadinanza alcuni chiarimenti. Per la compilazione delle domande, si legge in una nota ufficiale dell'ente comunale, è preferibile rivolgersi agli uffici predisposti che aiuteranno l'utenza nella compilazione esatta delle domande da presentare successivamente tramite l'ufficio SIA all'INPS. Dopo aver effettuato i dovuti controlli da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, verrà attribuito un punteggio che, se superiore a 45, permetterà l'attribuzione successiva del contributo. Solo successivamente l'INPS stilerà una lista che sarà inviata al Comune. Le responsabili dei servizi sociali, prosegue la nota, chiameranno i beneficiari e entro 60 giorni questi dovranno sottoscrivere un progetto assistenziale individualizzato al quale si devono attendere i fini dell'inserimento lavorativo e sociale. I parametri che permettono l'inclusione nel progetto di inclusione sociale sono la presenza all'interno del nucleo familiare di un minore o di un figlio disabile, la presenza di una donna in stato di gravidanza o un reddito ISE inferiore o uguale a 3.000 euro annui. La modulistica è presente nella sezione avvisi del sito del Comune di Battipaglia.
La giunta comunale guidata dalla sindaca Cecilia Francesi ha approvato il protocollo d'intesa finalizzato alla partecipazione ai bandi per l'accesso al fondo rotativo per la progettazione dedicato agli enti locali. L'obiettivo del bando è la concessione di contributi in conto anticipazione da restituire per la progettazione delle opere e delle infrastrutture degli enti locali. L'intesa tra i comuni di Battipaglia, Eboli e Pontecagnano Faiano ricalca l'accordo di costituzione del distretto turistico Sele Coast. Gli interventi per il settore turistico previsti dei comuni avranno rilevanza strategica per i territori interessati, con particolare riguardo agli interventi mirati alla riqualificazione della fascia pinetata, con attrezzature e servizi per lo svago del tempo libero, a sostegno e a supporto dello sviluppo turistico. Curiamo il mondo. La più grande campagna di volontariato ambientale organizzata da Lega Ambiente arriva a Battipaglia. L'obiettivo è quello di ripulire strade, parchi, giardini, piazze, fiumi e spiagge di tutte le città italiane. Questa mattina tappa sulla litoranea di Battipaglia, zona lago. L'edizione di quest'anno è dedicata all'integrazione e all'abbattimento delle barriere fisiche, culturali, sociali e ambientali. Tra i volontari coinvolti anche gli extracomunitari ospitati nei centri di accoglienza della zona. È un'iniziativa innanzitutto lodevole di Lega Ambiente, del presidente cittadino Alfredo Napoli che gentilmente ci ha invitato, ed è una manifestazione importante che credo riguardi non solo Battipaglia ma tutto il territorio. Noi dobbiamo parlare di distretto turistico Battipaglia, Eboli, infatti c'era anche l'assessore di Eboli qui presente, proprio perché è necessario rilanciare, pulire e creare infrastrutture e sviluppo su questa nostra litoranea. Ne parliamo da anni, ne parlano da anni le amministrazioni e oggi è compito nostro, visto che siamo amministratori in questo momento, dedicarci alla fascia costiera, quindi mettere mano seriamente. Quindi benvengono queste manifestazioni per la pulizia del territorio, l'educazione cittadina, civica che noi dobbiamo fare con i nostri appunto concittadini, perché non è possibile trovare sacchetti in ogni dove e andare diciamo appresso al cittadino che sporca. Allora un senso civico, un senso di responsabilità da parte di tutti noi è fondamentale. È chiaro che poi l'amministrazione deve creare le basi per lo sviluppo, come dicevamo prima, per l'occupazione, cose che si dicono sempre in campagna elettorale, che però credo che questa volta bisogna mettere in pratica. Avete, credo, fatto le riprese, zona abbandonata, una pista ciclabile che non si può più definire tale, questa su cui stiamo in questo momento noi, quindi è davvero da prendere in considerazione. Ripeto, non solo come comune di Battipaglia, ma insieme ai comuni limitrofi, quindi Eboli, Pontecagnano, fino ad arrivare a Pestum dall'altra parte. Il tema di Puliamo il Mondo di quest'anno sono le periferie, chiaramente non soltanto le periferie della città, come quella su cui ci troviamo oggi, che è la nostra pista ciclabile, ma anche le periferie sociali, direi quasi le periferie umane. Ci troviamo in presenza di tutte queste persone che necessitano di essere integrate, che abitano il nostro territorio, e quindi noi pensiamo che appunto queste iniziative di inclusione, di integrazione, siano la strada giusta per provare appunto a creare una nuova comunità. È difficile tenere sotto controllo queste zone, però con l'attivismo dei cittadini e la sinergia con le amministrazioni crediamo che questa sia la strada per poi dopo richiedere agli organi sovracomunali interventi più massicci su zone che potrebbero essere lo sviluppo per le aree interne. I carabinieri sono tornati di nuovo al comune di Eboli, sotto inchiesta una gara d'appalto e un'assegnazione diretta del servizio a Campolongo. Le modalità di svolgimento, le persone coinvolte, il rispetto del bando, si lavora su ogni dettaglio. Introiti da 150.000 euro, l'indagine è partita ieri. Attenzione puntata sui parcheggi alla marina di Campolongo. I parcheggi sono stati gestiti dalla Multiservizi, ma sono coinvolti anche privati. Prima che la Multiservizi fallisse c'erano già. La sosta a mare veniva data in appalto ad altre società quando il comune aveva una sua ditta di parcheggi. Da anni a Campolongo vince sempre la stessa società. I carabinieri verificheranno per controllare la regolarità dell'appalto.
Il movimento Ponte Cagnano Faiano Libera, guidato da Giuseppe Palo, sottolinea la gravità dei furti perpetrati in diverse zone di Faiano, addormentando le vittime e facendo razzia negli appartamenti. Il movimento, tramite il suo presidente e portavoce, chiede un immediato intervento, un tavolo di concertazione, prima che la situazione degeneri. Più furti contemporaneamente in diverse zone di Faiano, da Via delle Sirene a zona Quara, episodi che hanno sconvolto un'intera comunità con ladri organizzati in sella a biciclette che con spray immobilizzanti si sono introdotti nelle case delle povere vittime rubando tutto. È questo l'ennesimo bilancio negativo della nostra città e mentre il sindaco e i suoi sono preoccupati di maggioranza e numero, cose che riteniamo futili in questo momento, visto la gravità di quanto accaduto, noi continuiamo a sentirci soli, abbandonati e soprattutto con un territorio privo di controllo, si legge nel comunicato. Chiediamo, come movimento Ponte Cagnano Faiano Libera, un pronto intervento di prefetto, carabinieri e ovviamente il sindaco che da buon padre di famiglia deve prendere in mano le redini di un territorio ormai allo sbando ed evitare che le persone prima o poi possano farsi giustizia da soli. La Battipagliesi ha siglato un accordo con la nostra emittente che prevede la trasmissione in differita delle gare casalinghe della formazione bianconera. Gli orari di messa in onda sono la domenica alle 21 e lunedì alle 15:10. Soddisfazione di questo accordo arriva dalla responsabile di redazione della televisione battipagliese, Rosaria Sica. Ancora una volta la nostra emittente risponde alle esigenze dei telespettatori e si schiererà a fianco dello sport e soprattutto del calcio battipagliese. Siamo soddisfatti di questa nuova collaborazione, mettendo a disposizione la nostra professionalità e le nostre capacità al servizio di una società storica come la Battipagliese. Racconteremo questa nuova avventura supportandola al meglio. Ringraziamo la società per la fattiva collaborazione. L'ebolitana di mister Salvatore Nastri da questa sera sarà in ritiro nella penisola sorrentina in vista del match di domani alle 15:30 contro il Football Club Sant'Agnello. Unica nota stonata l'assenza del pubblico per mancata omologazione del campo. Notizia positiva per gli ebolitani è la disponibilità in rosa dopo la squalifica del bomber Ciccio Vitale. Il presidente Fiorentino Repuccio ha dichiarato: dispiace sempre quando per motivi inerenti a fattori extracalcistici il pubblico sia assente. Domani per mancata omologazione del campo i nostri preziosi tifosi, così come quelli del Sant'Agnello, non potranno assistere alla partita perché, come da comunicato della Lega, la gara verrà disputata a porte chiuse. I nostri ultras sono il 12 uomini in campo e per noi comunque è un qualcosa di negativo. Spero di non dover assistere più a gare senza il pubblico, che poi è la vera anima del calcio. Poi sulla gara sottolinea: certamente sarà una partita difficile, loro vogliono fare bene, ma sono certo che mister Nastri ha caricato e allenato al punto giusto i nostri calciatori. Inoltre ritorna in rosa Francesco Vitale dopo la squalifica, che di certo darà una mano preziosa ai compagni di squadra. Ricordiamo, dice la società, che verrà svolta la diretta live su Facebook del match di domani a porte chiuse. Basta digitare Ebolitana Calcio 1925 Scuola Nuova.